Buonasera, sono Francesco Lomastro, sono presidente dell'Associazione La Venta e eredito da Giovanni questo gravoso compito, anche perché diciamo che dopo di lui è difficile mantenere il ruolo. Cercherò di non commuovermi come è successo a Castellano, perché ho dato un po' di lacrime, anche se io poi ci tengo sempre a precisare che con Giovanni il mio rapporto è stato spesso conflittuale, e gli altri amici che mi conoscono ricordano le grandi litigate, però molto spesso diciamo dalle litigate nasce la vera amicizia. E quello che io il mio cruccio adesso è quello di aver perso molto tempo nel litigare, non nell'apprezzare, no? Giovanni, come si dice, la mamma si apprezza quando non la si ha più, per cui ci tengo, insomma, ci tenevo a dare questa mia, questo mio pensiero che insomma cerco di man mano col tempo di rimuovere. E niente, questa sera parleremo, ricorderemo ancora una volta Giovanni, perché per noi insomma è sempre al nostro fianco, con questa monografia che abbiamo voluto dedicare a lui, anche perché lui non ci teneva tanto, no, alle cerimonie, a queste cose molto appariscenti, però diciamo che con un piccolo contributo di tutti noi cerchiamo di mantenere anche vivo il suo ricordo, anche se sono convinto che molti di voi non lo scorderanno mai come noi. E, vi riassumo un po' diciamo la scaletta insomma di questo incontro. E tra poco chiamerò una rappresentante della redazione di CUR, che praticamente hanno lavorato veramente alacremente e con un piglio per non lasciare niente di dimenticato di Giovanni, ed è molto difficile perché Giovanni era praticamente una macchina di articoli e di pubblicazioni, si va sempre lì a scrivere, almeno io lo ricordo proprio, l'ho scritto anche nell'introduzione del CUR, lo ricordo sempre chino sul suo computer, isolato completamente dal mondo, era così, e poi di colpo te lo ritrovavi di fianco a saltellare con questo bicchiere di vino e ti lo scriveva. Vabbè. Allora sentiremo una testimonianza di una componente della redazione che ha prodotto questa pubblicazione, poi passeremo a una carrellata di immagini e di emozioni da parte del suo amico compagno di vita e di avventure, Beppe Giorni, che molti di voi conoscono naturalmente. Anche lui spero non si commuova come Castellano, perché mi ricordo la voce un po' tremolante, no? sulle immagini. E poi ci sarà quel logorroico di Paolo Forti che comunque concluderà insomma con un escurso che non si commuove su tutte bene o male le pubblicazioni che ha fatto Giovanni, che ha prodotto Giovanni, e poi viaggerà di fantasia e con i suoi ricordi, no? Ci allieterà, spero, ci tirerà un po' su, perché poi non vorremmo creare un'atmosfera cupa, quindi dobbiamo essere allegri, va bene? Ada, vieni. Okay. Sono qui semplicemente per introdurvi il numero e per spiegarvi che quello che abbiamo tentato di fare era di non fare un qualcosa che commemorasse Giovanni in modo triste e cupo, anche in memoria di quello che era lui. Quindi abbiamo pensato di fare una raccolta di alcuni suoi scritti, quelli un po' più significativi, e alternati a dei racconti di
soci, i membri dell'associazione che hanno raccontato aneddoti, ricordi o semplicemente dei pensieri che lo ricordassero però in modo da poter sorridere insieme pensando a lui. E il tutto poi si chiude anche con una raccolta di foto simpatiche che ancora una volta vuole ricordare lo spirito di Giovanni, quindi non compiangerlo ma sorridere insieme ricordandolo. Sono già stato presentato, credo che mi hanno coinvolto nel parlare di Giovanni, non è semplice, nel senso parlare, anche qui ho cercato certo di farlo in modo un po' più spensierato, però do un'immagine che è quella un po' che mi sono sentito di ricostruire, avendoci vissuto come tanti altri, molto vicino e avendo avuto la fortuna di poter condividere con lui grandi esperienze, grandi emozioni, momenti di vita, speleologia, non speleologia, il modo che, insomma, che caratterizza proprio la personalità di Giovanni nella sua visione multicentrica di qualsiasi cosa, qualsiasi oggetto, qualsiasi ambiente, qualsiasi persona che aveva. Forse non tutti hanno colto queste caratteristiche di Gibad, come si firmava, si faceva, e ormai tutti noi lo conoscevamo. Per cui avevo una carrellata di foto che probabilmente non c'entrano neanche tanto con ciò che dirò, proprio per dare per calarci un po' tutti insieme nel suo mondo che ha percorso per non troppo tempo insieme a noi. Io posso parlare di lui solo dall'81, perché è l'anno in cui ho avuto modo di conoscerlo e con lui iniziare la mia attività speleologica, quasi come un cagnolino mi aveva preso e tirato dentro. Forse mi serviva un medico in quel momento, probabilmente. Allora dice, questo non me lo lascio scappare, o lo finisco. Non è riuscito a sfinirmi e ci sono stato al gioco per tutto quello che potevo fare, quindi dalle esplorazioni di Piazzabella al Corchia, al Soccorso, che credo che decine e decine di esplorazioni ne ho fatto, forse ne conto due o tre che ho fatto senza la sua presenza. Dire che cosa, cioè, identificarlo con un sostantivo come potrebbe essere ospitalità, amicizia, generosità, convivialità, cioè quello che era suo era di tutti, non c'era, di sicuro questo chi l'ha conosciuto non può dire diversamente, così come sapeva essere amico del mondo, cioè chiunque trovasse per strada, dalla persona più semplice e umile al graduato, al prelato, lui sapeva assolutamente adeguarsi a queste persone. Sapeva essere fratello, consigliere, devo dire, nei miei confronti, ma anche in tanti altri, disponibile a sostenerti, e dico ancora una volta, con grande generosità. Nato per stare di sicuro fra la gente, nella natura, del quale ne era oltretutto profondo conoscitore, mai solo superficialmente, diciamo proprio studioso di ogni cosa che toccava, e con la quale sapeva interfacciarsi, direi, a tutto tondo. Ha scelto di vivere a Monmartino, nella sua terra, nell'entroterra savonese, proprio perché potesse tenersi più vicino a questa natura che lui amava e adorava, e questa la sua casa che voleva diventarsi, insomma, la casa dello speleologo errante che da quelle parti passando potesse fermarsi. Le sue stranezze, chiamiamole così, dice, se tutti noi abbiamo un cane o un gatto come animali domestici, è molto più difficile essere amico di un rapace, per esempio, quindi con il suo carissimo Otino. Io non so chi sia riuscito ad avere per casa, che girasse una volpe selvatica che dal bosco dove si trovava, dove abitava,
gli percorreva le stanze della casa. La sua poliedricità indiscutibilmente gli permetteva di unire il sacro al profano. Era riuscito a farsi, cioè no, nel senso che era stato contattato addirittura da non so quale curia, credo del Cuneese, perché a Fossano fecero un grosso incontro di pezzi grossi, gli disse: ma voi siete sicuri che volete proprio me? Cioè, anticristo per eccellenza. Ebbene, lui dice: no, non si preoccupi, abbiamo bisogno proprio di una persona come lei. E partecipò a questo convegno, la custode del creato, dove però ne uscì fuori, una festa così, questa storia qui, quando venne a casa disse: ma cazzo fa, Papa Francesco, ma l'avete letto l'enciclica di Papa Francesco sul Laudato Si, sulla cura dell'ambiente? Fa, ma è straordinariamente moderno, cioè qualcosa che va al di là di ogni mente. E in effetti, devo dire, data la lettura, ragazzi miei, aveva ragione, che riusciva comunque a cogliere il buono e farsi apprezzare anche da chi probabilmente gli lasciava i segni addosso tutte le volte. Ma soprattutto Giovanni era professore, e beh, questo comunque mi piaceva, questo si gongolava, ma lo era davvero, sapeva insegnare, come dire, gli piaceva insegnare, su questo non c'era alcun dubbio. Chi ha avuto modo di provarlo dice, con lui le nozioni anche più complesse riusciva in modo imbarazzante a semplificarle nei minimi termini, e consentiva a chiunque praticamente di comprendere. A noi ci ha rotto, ci ha sfinito con tutte le nostre, con tutte le formule, cose, cercando di starci dietro, siete dei caproni, non capite. Però poi allora ci prendeva sotto braccio e prima lì, allora hai capito che questo è così, così, cosa? Ah già, è vero, e se ne veniva a capo senza tanti problemi. La sua storia più o meno, giusto per ricordarla, lui è da Savona, lui è savonese di origine, però si trasferisce subito a Torino per studio, dove subito dopo la laurea in fisica astronomica vince il concorso del ricercatore ed entra a far parte dei più importanti gruppi di studio sulla fisica dei raggi cosmici, prima nel laboratorio, in tutti i laboratori, comunque fino a finire giù al Gran Sasso, dove tuttora si sa bene vengono rilevati e analizzati i neutrini da supernova. Questa possibilità di andare in giro per il mondo dei vari laboratori, Stati Uniti, in Giappone, piuttosto che in Sud America, in Brasile in particolare, gli ha permesso di cominciare a viaggiare, a muoversi, perché viaggiare, parliamo degli anni 80, costava due soldi, andandoci per studio e per lavoro la cosa era un pochino più semplice. E a fine degli anni 80 è riuscito però a spostare il suo tema di lavoro sugli argomenti che più a lui erano cari, già da ancora prima che iniziasse gli studi di fisica, cioè ancora quando era studente, e che era la fisica degli ambienti sotterranei, la microclimatologia, la termodinamica dei fluidi in grotta, cioè argomenti che fanno stramazzare chiunque, ma che sono di una finezza veramente unica. Purtroppo non avrei voluto tirare fuori questa. Lui fece questa domanda al suo professore prima di iniziare gli studi di fisica, e dice: ma c'è qualcuno che si occupa di questo o quell'altro? È stato bellissimo, perché c'era una testimonianza di una giornata lui dedicata all'Università a Torino, e venne fuori che alla lettera che il professore gli scrisse in risposta, lui non rispose mai. Una bella lettera, cioè, bisogna fare questo, quell'altro, magari qui e lì, dopo 12, 13, 14 anni, quando da ricercatore diventò professore associato e portò a termine e scrisse il primo libro dedicato, rispose al professore dicendogli: in quel momento l'aveva superato e quindi poteva permettersi di scrivergli dicendogli: si ricorda la sua lettera? Proprio
fotocopiata e rimandata. Adesso ho qualcosa da dirle. Pam, 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 pam. Questa era veramente l'eclitticità di un uomo che fai a tenerti in un cassetto un ricordo del genere, cioè quasi un'azione di guerra premeditata, studiata e portata a termine in modo imprevedibile da chiunque. Questi studi lo portarono, l'hanno facilitato nell'affrontare l'argomento della glaciologia, che era l'argomento a cui lui teneva molto di più, è diventato uno studioso infaticabile dei ghiacciai, uno dei più importanti, più conosciuti al mondo, credo il primo a condurre una ricerca speleologica in Antartide, dove già negli anni 90 aveva partecipato a una spedizione per diversi mesi col CNR, e poi ritornandoci nel 2000 con una spedizione antartica insieme al gruppo La Venta, un minuto gruppo spaventato di tenaci esploratori. Ed è proprio con gli amici dell'associazione La Venta, in effetti, che condivide le sue esperienze, esplorazioni esplorative degli ultimi 25 anni, dove, come diceva Ciccio, ne è stato anche il presidente ancora prima di lui. Con l'attività dell'associazione io tengo a pesare, perché sapevo quanto lui ci tenesse, quanto l'avesse considerato una meta importante, quella di essere riusciti a realizzare una mostra a cui lui ci teneva tantissimo, voluta con grande determinazione da tutti, coronata soprattutto dalla sua presentazione in una sede così importante come il Vittoriano a Roma. E di questo mi ha tanto piacere potesse girare l'Italia e il mondo intero. Qualcosa è stato fatto, insomma, si cerca di portarlo avanti. Ma come tutti gli studiosi, quello che non poteva a meno di fare era scrivere. E scriveva. Ha scritto fino a 3 giorni prima che ci desse il suo saluto, ve lo posso assicurare, il computer, 3 giorni prima. E così ha provato un'infinità incredibile di pubblicazioni, che non lascia essere fatti, ne parlerà Paolo. Questi sono alcuni dei libri, direi, quelli che più o meno penso tutti gli studiosi abbiano in casa propria, compreso Cable Sky, Nuoto di Cielo, che si vede poco. È riuscito anche a beneficiare del patrocinio dell'UNESCO, insomma, cosa non da poco. La Bibbia degli abissi italiani, scritta nell'84 dal suo carissimo amico, che purtroppo anche lui è mancato in una scalata, dove inizia a lanciare un messaggio importante, cioè smettiamo di vedere le grotte solo come un percorso da fare a testa in giù, più giù andiamo più bella la grotta, no? La grotta deve incuriosire, ma per la sua complessità, cioè per la tridimensionalità degli ambienti. Dunque, vedi delle cose splendide, spettacolo, devi cominciare a capire perché c'è quella grotta a 100 metri di profondità, a 50, cioè dall'ingresso. Bisogna apprezzarne, mi diceva, l'eterna immutabilità dell'ambiente sotterraneo, che archivia informazioni della terra su cui viviamo, informazioni che, direi, no? voi geologi, sono incancellabili, stanno lì. Le pubblicazioni di tipo speleologico sono state veramente di ogni ordine grado, pubblicate su bollettini di ogni genere, riviste specializzate, Nature, Science, National Geographic, riviste internazionali di speleologia, meteorologia, abbiamo trovato di tutto. Qui vanno anche aggiunte tutte le pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate, che hanno condotto a raccogliere una cosa come oltre 750 pubblicazioni tra il 71 e il 2018. 2018, visto com'è possibile. Sì, perché nonostante Avanti è riuscito a scrivere fino all'ultimo giorno, così l'ultimo lavoro è stato pubblicato a gennaio di quest'anno, no? L'ultimo è stato pubblicato dopo. Adesso, ancora adesso.
quindi sul International Journal of Speleologia a gennaio di quest'anno, e adesso mi sta confermando che stanno uscendo altri, perché sono sottoposti alla revisione e quant'altro, vengono poi. Questi sono tratti importanti, perché è veramente la storia della sua, dei suoi studi, ed è un po' la metodologia che speriamo qualcuno abbia il coraggio, la voglia e la forza di prendere e portare avanti, perché sono studi veramente particolari. Col gruppo speleologico piemontese ha fatto moltissime esplorazioni, come si Piaggia Bella, ma anche nel Corchia, dove ha affrontato la giunzione con l'abisso Figherà. Ma è proprio nel soccorso speleo che molti lo ricorderanno, l'ha fatta da padrone, direi che è stato colui che è riuscito a far entrare la speleologia nel mondo del soccorso alpino in generale. Almonzino venne invitato come primo speleologo, non so più neanche in quali anni, e dove è iniziato a diffuso, ha fatto apprezzare le tecniche speleologiche. Nel 79. Che poi utilizzate per il recupero su funivie, nelle forre, nei ghiacci. Non ci potevano neanche credere, sono tecniche di recupero in ghiacciaio proposte e tuttora utilizzate dagli alpini. Scrive il primo manuale di soccorso speleo, forse, e inventa tecniche di recupero innovative che ancora oggi utilizziamo, così come i sistemi per recupero veloce. Sono molto affezionato al Badinberger che ha ideato, che molti non conoscono ancora. Nell'81, per dire un'altra, viene anche conferita la medaglia d'oro al valor civile a seguito di un intervento che venne condotto in una grotta piemontese. È entrato a far parte anche del consiglio direttivo, giusto per ricordare, del CAI, nel soccorso alpino e speleologico, nella SSI, presidente dal 94 al 99, e nel direttivo dall'84 fino al 2011, come nell'UIS, nell'Internazionale di Speleologia, nel quale era nel direttivo dal 2009. Esplorazioni da tutto tondo, ricordo anche quelle nelle Grigne, che sono... Ma suo prodotto, suo figlio prediletto era la Tolomea, che ha consentito esplorazioni, rilevamenti, documentazione a tutto tondo nella grotta di Naica, in Messico, in Chihuahua. Qualcuno avrà senz'altro letto di tutto e di più. E Naica per lui è stata veramente un'esperienza importante, uno dei luoghi più spettacolari, no? Per le cui caratteristiche però ambientali, qualcuno lo saprà, sia di umidità che di temperatura, rende impossibile per l'essere umano la sopravvivenza all'interno oltre un certo limite di tempo. E allora come si fa? Non possiamo mica restare lì col baratto della marmellata aperta e non poterci mettere il dito dentro, in qualche modo dovremmo entrarci. E così si è inventato la Tolomea come il respiratore Sinusit, che ne ha reso possibile sia l'esplorazione che la documentazione. E da profondo conoscitore della Divina Commedia come era, perché la conosceva a memoria, tanto che era chiamato spesso a commentarla, anche beccato anche trasmissioni radiofoniche della Rai, dove intanto intervistavano il Badino e gli chiedevano l'interpretazione di brani della Divina Commedia, oppure ci sfiniva al mattino ai campi quando per alzarci cominciava con un versetto, è già alle 6 del mattino, puntuale, non si poteva fare altro. E allora non poteva fare altro che dare il nome Tolomea, che, giusto per sapere, nel quarto anello dell'inferno i dannati venivano immersi su pini nel ghiaccio. Ed era l'anello della Tolomea. Come dire, questo ha permesso di rendere l'esplorazione di Naica un'esperienza di successo planetario, non si può dire diversamente. Un'esplorazione certamente non priva di rischi, però che ci ha permesso anche di fare degli studi interessanti
deciso di adattamento dell'uomo e il telemonitoraggio dell'uomo in ambienti estremi. E che Giovanni, questa grotta, si è esplorata in maniera direi maniacale, perché non c'è. Quando l'evento del laser scanner cominciava a sorgere, avevano fatto qualche esperimento e detto sì, funzionava o non funzionava, beh, non c'è nessun problema, che problema c'è? Vai lì, misuri, disegni, orienti, posizioni e ti disegni tutti i cristalli. È riuscito a documentare per iscritto, in disegno, uno per uno, tutti i cristalli che comprendevano la grotta. Non ricordo il numero. 162. 162. E questa era lui, la sua sete, come dire, di esplorare, cercare, l'hanno portato in ogni angolo della terra, inizialmente con gli amici del gruppo Speleologico Piemontese, del quale faceva parte, ha lavorato con loro per molti anni, ma in gran parte però con i progetti dell'associazione della Venta, non perché CSP non fosse all'altezza, per carità, ma perché lui voleva uova, se voleva andare, i piemontesi di fama sono, come dire, da ricordo di una famosa battaglia della Sieta, sono diventati bugianelli, cioè loro che non si muovono, loro non si muovono. Quindi, in occasione della battaglia fu determinante perché permise di vincere questa battaglia, però piemontese fa un po' fatica a lasciare la propria terra, a spostare i piedi da dove calpesta, e lui invece aveva bisogno di muoversi, di andare. E che i ghiacciai era la sua passione, ve l'ho già detto, prima fra tutti quelli patagonici, ma anche l'Antartide, è riuscito a mettere il naso anche alle Svalbard, persino la guida esperta su rompighiaccio che facevano attraversate dei mari del nord. Aveva dovuto imparare anche a usare il fucile da guerra, perché nella sua responsabilità c'era anche quella di proteggere i partecipanti a questi così, a queste gite. Quindi doveva difenderli dagli attacchi, dai possibili attacchi di orsi. Sì. Per questo motivo io ho detto queste parole, ho cercato di dedicare a lui e a voi molte immagini, direi, dei luoghi che a mio parere amava di più, ma dal Messico ai tempi amazzonici, a Pakistan, Cina, Giappone, Corea, credo non ci fosse angolo della terra che non avesse in qualche modo calpestato e toccato. Qui siamo ancora in Messico, un'altra simpatica digressione sulle coste del Pacifico, dove è andata bene, si stava innamorando di un simpatico Liados. Guarda che quello non è femmina, guarda che non è femmina. Comunque, quello che la sua caratteristica, quella che riusciva a fare, a cogliere qualsiasi momento buono per divertirsi sempre e comunque. E la sua, direi, risata irriverente, per chi l'ha conosciuto, è sempre pronta anche nelle situazioni difficili, anche nella malattia, perché qui eravamo già in una situazione un po' che, come tutta la sua vita, ha saputo affrontare anche nella malattia con determinazione e strategia. E anche in questo caso ha superato dei record, perché quando abbiamo saputo della diagnosi, che è solitamente impietosa, che statisticamente non lascia mai spazio per oltre 4-6 mesi, nel suo caso è riuscito a conviverci per ben 3 anni. Quindi devo dire che non c'è, vi assicuro, non c'è storia negli archivi di medicina. Un record anche questo, certo, ma che lascia ovviamente un po' l'amaro in bocca, non gli ha lasciato lo scampo, ma ha saputo sfruttare davvero con dignità infinita. Addirittura è arrivato al punto di scusarsi per il fastidio che poteva arrecare nei suoi ultimi giorni. Questo vuol dire che sei un grande. Detto ciò, queste sono immagini storiche, direi un po' più giovani, qui lo ricorderà bene Toro, che sta volando in Brasile, il Capo Onda, i primi sui tepui venezuelani, ma
ancora a Palawan, nelle Filippine, dove ha lavorato molto per questo progetto, o cucinando in Siberia, o sudando in Siberia, con gli amici di merenda, tra i quali Paolo e Gaetano. Lo speleologo dice, mi piace questo passo suo, dice: se vi dedicate con sistematicità all'impresa di esplorare il mondo sotterraneo documentandolo e descrivendolo meglio che potete, e se insieme le acque sotterranee scavano un reticolo nella vostra mente, allora siete speleologi. Io questo lo salterei un pochino, perché probabilmente l'abbiamo letto altre volte, è un suo passo, l'abbiamo ripetuto più volte, oppure se lo vogliamo leggere insieme, è l'interpretazione che Giovanni, che Gibad, dava e intendeva nell'esplorare il continente sotterraneo, lo chiamava il continente sotterraneo. Diceva che esplorare il continente buio è come entrare in una biblioteca sconfinata, dove però potrai starci solo quell'unica notte, che giri per infinite stanze da uno scaffale all'altro, osservi le coste, i titoli, noti magari certi caratteri bizzarri di questa libreria, sfogli qualcosa, leggi qua e là e rimetti a posto per sempre libri che ti hanno incuriosito per un attimo. Ma intanto il tempo scorre, devi decidere come passare le ultime ore, devi far trovare il senso della tua presenza nella biblioteca, nella grotta. Forse dovevi trovare un certo testo, forse era quello che hai appena sfogliato, o può darsi che la chiave per capirlo sia nel prossimo libro, chissà. E allora corridoi infiniti, mai percorsi, carichi di libri, si estende in ogni direzione e l'alba era ormai vicina. Con questo quasi terminato, avevo montato un piccolo filmatino, proprio breve, però con dei passi di sue interviste e momenti di vita che penso possa farvi piacere vedere. Mi ci hanno portato qua, giusto qualche anno fa, un luglio del 1970, e quando ero uscito, ero così entusiasta che non riuscivo a parlare. E uno mi ha detto: io riconosco i tipi come te, fuochi di paglia. E io ho detto: ma non credo, sai. Quinta edizione di Vette in Vista, gennaio 2013. È con noi il professor Giovanni Vadino. È un esperto di speleologia glaciale, forse uno dei maggiori che abbiamo, e è un docente universitario dell'Università di Torino. A lui voglio chiedere, già che è un grande esploratore, cosa c'è ancora da esplorare su questo pianeta? Abbiamo mandato sonde su Marte. Sì, ma non abbiamo fatto attenzione ai dettagli qua nel pianeta. No, abbiamo guardato lontano, ma non dietro l'angolo. Esplorare, come quello che c'è, non serve forza nel corteccia. Tu devi chiedere il permesso, devi imparare a chiedere il permesso di errore. Pensavo di trovarmi in brevissimo pieno sull'acqua viva.
dopo le emozioni passiamo a roba molto più terra terra, molto più arida, e parliamo di una delle pubblicazioni, cioè delle... Ah, il microfono vedete? Diventa complicato, ho solo due mani, vabbè, proviamo a tenere tu. Io non si sa perché hanno detto che dovevo fare la bibliografia di Giovanni, perché è noto, no? Qual è la cosa più facile da fare per uno scienziato? Quando non c'è uno scienziato dice ma bisogna fare la sua bibliografia. È automatico, c'è già, perché per far carriera noi in università dobbiamo tenere conto dei nostri libri. E è diventata una cosa facilissima da quando si è passato dagli archivi cartacei che erano pesanti da consultare, complessi, e si è passati al fatto che tutti noi obbligatoriamente dell'Accademia dobbiamo tenere dietro le nostre pubblicazioni. Ho detto tutti, ma come al solito c'è uno che derazza. Giovanni Badino non ha tenuto traccia di nulla che lo riguardasse, cioè lui della sua carriera se ne fregava, perché questa è la realtà, si pagano queste cose in università, però lui non ha fatto mai un elenco delle sue pubblicazioni. Quindi quando abbiamo cominciato a cercare non è stato così semplice, perché in generale basta fare accettare uno dei due archivi sulle pubblicazioni scientifiche e vengono fuori tutte le pubblicazioni scientifiche, o almeno la gran parte. Bene, in pratica viceversa, Giovanni non ha lasciato assolutamente nulla. Quindi che cosa è successo? Praticamente abbiamo dovuto cominciare una vera e propria caccia al tesoro, va bene? Perché bisognava vedere, ma lui ha pubblicato in fisica delle particelle, poi ha pubblicato in speleologia, ma in speleologia ha pubblicato da queste parti, va? Insomma, praticamente abbiamo spulciato tutto il centro di documentazione speleologica di Bologna e ben altro per riuscire a trovare le sue pubblicazioni. La prima traccia, questo è il sistema, se voi andate su ResearchGate, digitate, in questo caso Giovanni Badino, vi vedete che vengono dichiarati 183 pubblicazioni. Tutte inserite in questo motore di ricerca da qualcun altro, va bene? E vabbè, per fortuna molte di queste erano sulla fisica delle particelle, per cui grazie a Dio almeno quel campo l'abbiamo l'abbiamo messo insieme abbastanza facilmente. Bene, in pratica è stato complicatissimo. Se non ci fosse stato questo suo collega, che grazie a lui abbiamo completato una buona parte, anche perché appunto le citazioni erano fatte non seguendo i canoni, perché Giovanni non ha mai seguito un canone in vita sua, quindi non erano dei record bibliografici, non c'è niente da fare, però grazie ad Aglietta siamo riusciti a completare. E tanto per dire il numero, lui ha pubblicato 181 lavori di fisica delle particelle che sono spalmati su 36 anni, cioè dal 79 al 2015. Ci sono alcuni anni vuoti all'inizio dell'ultimo millennio, ma questo spiegheremo poi perché. Ecco, una cosa che bisogna considerare, tutte queste pubblicazioni sono in collaborazione, inizialmente con gruppi ristretti e poi via via con gruppi più grandi. Questa è una cosa molto particolare, perché viceversa, in speleologia vedremo che è stato esattamente l'opposto. Va bene, in speleologia l'unico modo è stato utilizzare i motori di ricerca che esistono per i record bibliografici del BBS o della biblioteca di speleologia, ma queste ricerche erano assolutamente insufficienti, perché non sempre, Giovanni si è divertito, come anche il sottoscritto, a scrivere nei più oscuri bollettini, perché non gli interessava minimamente che qualcuno leggesse senza cercarlo, e di conseguenza pubblicava dove gli pareva, cosa piuttosto complessa poi da recuperare. Bene,
Praticamente che cosa abbiamo fatto? Abbiamo scartabellato tutte le riviste italiane, tutti i congressi italiani, molte delle riviste internazionali e così via, gli atti dei congressi e così via e così via. In questa maniera siamo riusciti a ricavare, non credo tutte, ma una buona parte, e grazie, per fortuna, sono stato aiutato da queste persone che, se non ci fossero state, l'inserto sarebbe costato molto meno, e quindi credo che il Presidente sarebbe stato contento, perché sarebbe stato molto più piccolo. Perché dentro il numero c'è appunto un inserto che è essenzialmente la bibliografia di Giovanni. Va bene, guardate, un piccolo numero. Le pubblicazioni di speleologia sono 716, con oltre 5... di queste 716 però 50 sono riedizioni o traduzioni, questo bisogna considerare. Sono spalmate su 48 anni, pensate quando ci ha lasciato e vi rendete conto che aveva cominciato a scrivere anche molto da giovane, senza nessun anno vuoto, e la grande maggioranza, ecco, vedete la differenza, 80% sono solo a suo nome. Abbiamo detto in fisica addirittura ci sono delle pubblicazioni a 240 nomi. Va bene? E in speleologia solo, direi, le ultimissime pubblicazioni scientifiche in cui ci sono gruppi di ricerca sparsi hanno più di un nome, ma al massimo credo che la pubblicazione con più nomi in speleologia sia con 6 nomi, una cosa di questo genere, e ce n'è una. Questo l'ha già fatto vedere Beppe. Qui si vedono in rosa, ci sono le pubblicazioni di fisica, e vedete che dopo un periodo di grande crescita, perché stava ingrandendo molto i suoi interessi e faceva carriera, dopo vedete che c'è una decrescita, la famosa decrescita felice, se ne parla parecchio adesso, la decrescita felice della fisica corrispondeva all'aumento, come vedete molto bene, delle pubblicazioni di speleologia, perché aveva cominciato a fare fisica delle grotte, che era realmente il suo campo. Allora, come facciamo a spiegare questa differenza di comportamento? È una differenza di comportamento enorme. In fisica, sempre in collaborazione, in speleologia, pochissimi coautori. Perché ogni tanto lui si rifiuta da me? Non si può, no, ne è saltato uno, vediamo. Ah no, allora, va bene. Ecco, praticamente in fisica, l'ha già detto Beppe, era dentro i più grossi gruppi di ricerca scientifica che lavoravano mesi e mesi in questi laboratori sotterranei, e chiunque lavorava là aveva il diritto di avere il nome nel lavoro, pertanto era quello che si può definire il mucchio selvaggio. Viceversa, in speleologia lui è stato un lupo solitario, un vero splendido lupo solitario. Perché? Perché era troppo avanti rispetto ad altri, quindi lui doveva andare avanti da solo in speleologia, come vedremo. Parliamo della numero 1, vi ricordate Paperon di Paperoni che aveva? La numero 1 è una pubblicazione che fece, che era entrato da pochissimi mesi nel gruppo speleologico Savonese, e descriveva una esplorazione, ma già dentro quella prosa, se andate a prenderla e la leggete, troverete che ci aveva messo dentro non la solita cosa, io e Carlo siamo andati in grotta, abbiamo buttato giù 12 metri di scalette, siamo scesi, c'era freddo, c'era fango, siamo risaliti e siamo usciti, queste sono le classiche relazioni di grotta, c'era ben altro dentro, perché c'erano commenti ironici, c'erano notazioni interessanti. Quello che è successo è che dopo poco tempo si doveva trasferire a Torino per seguire l'università da Savona, e ha abbandonato il gruppo savonese, che si è alterato piuttosto molto, e vedete in questa vignetta che si trova dentro il numero di quell'anno, curiosamente i savonesi ironizzano sul fatto che Giovanni aveva abbandonato vigliaccamente il gruppo per voi e mettevano in guardia i torinesi del pericolo che gli succhiasse il cervello Giovanni, e l'hanno fatto, pensate, con strofe dantesche.
Quindi è bellissima questa cosa. Tra l'altro questo dimostra il fatto che la perdita di Giovanni era grave per quel gruppo, quindi si era fatto apprezzare altamente. Andiamo avanti, questo l'ha già fatto vedere, quindi è inutile. L'unica cosa che si può dire è che Giovanni era realmente assolutamente poliedrico, poteva scrivere di qualunque cosa perché la cultura si basa sull'erudizione, è inutile nasconderlo. Lui usava pochissimi telefonini, non so se aveva molti amici e molti like, non aveva la televisione, ma leggeva molto, e questo è importante, e parlava molto, non con i 500 amici di Facebook, ma parlava molto con gli amici veri, che è un altro discorso. Oh, bene, adesso parliamo dei vari campi dove ha pubblicato, speleologia esplorativa, praticamente il capitolo che l'ha interessato di più lungo tutto l'arco della sua vita, ha cominciato nel 71 e The Dark Continent è stato pubblicato postumo nel 2017, quando ho preparato queste schede non erano ancora usciti i lavori che sono usciti adesso, tanto per dire. Comunque, tecnica è stato il suo secondo amore. Praticamente ha cominciato nel 72, cioè appena un anno dopo aver cominciato di fare speleologia ha cominciato a scrivere articoli di tecnica, e da quel momento ne ha scritti moltissimi, fino a che è arrivato nel 2017 che ha interrotto questa sua pubblicazione, queste sue frequentazioni di nuove tecniche eccetera. Perché? Perché riteneva che ormai le tecniche fossero standardizzate e non volesse più la pena sprecare tempo e fatica per pensare a nuove cose. Avanti, va avanti. Ecco, come ha detto prima, cosa si è dedicato? Si è dedicato alla tecnologia per creare la tuta Tolomea, che è stata una roba piuttosto faticosa, che però ha permesso esplorazioni e permetterà anche in futuro a Schack. Oh, negli anni successivi è passato sempre più alla tecnologia più spinta, e cercando di impiegare in grotta strumenti sempre nuovi. Qui pensate, orca maiala, non si può dire? È cambiato, io non ho capito come funziona questa roba. Odio la tecnologia, sono troppo vecchio. Adesso ci arriviamo. Aspetta, fermo io. Mi odia, io credo che mi odia. Paolo, un attimo. Lo fa lui. Ah, lo mandi tu avanti te? Sì. All'avanguardia. Metti quello dove eravamo arrivati all'incirca. Vai, 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 vai. Eccolo, fermo qui. Volevo indicare qua. Questo è il più preciso termometro mai costruito e mai usato in grotta. Andava a 3 millikelvin, cioè andava a 3 millesimi di grado, tanto per dare l'idea della precisione che era riuscita a fare, tra l'altro con un sistema molto intelligente che costava poco, del resto lui era savonese, quindi non poteva spendere molto, no? Oh, andiamo pure avanti. Oh, naturalmente uno dei suoi cavalli di battaglia sono stati il libro Tecniche di Grotta, che è stato pubblicato in due edizioni, che si vedono qua, è sempre il testo più completo. Poi la speleologia glaciale, ne è già parlato, quindi facciamo molto in fretta. Il suo ultimo lavoro è uscito nel 2017, poco dopo la sua morte, tanto per chiarire. E comunque in speleologia glaciale ha organizzato anche congressi, vedete questo qua, è il congresso che ha organizzato lui, quello là. Non tocco qua perché sennò si arrabbia il coso. Beh, andiamo pure avanti. Meteorologia e ipogea. Il suo primo lavoro a stampa risale all'88, microclima ed energetica del complesso, nelle dispense a ciclospine della Società Speleologica Italiana. E l'ultimo, ovviamente, è stato pubblicato nel 2018, Models of Temperature, Entropy, Production and Convective High Flow in Cave. Ottimo lavoro, abbastanza complesso da seguire, ma molto buono. Oh, il primo compendio. Giovanni, spronato da me, ha scritto questo libro, era pigro, perché io gli avevo detto: Giovanni, scrivilo in inglese, perché in questa maniera
lo conosce tutto il mondo. Luigi Donolo scrive in italiano, la scrive in italiano, è stato copiato e tradotto illegalmente in varie altre lingue e purtroppo è rimasto l'italiano sempre questo, che comunque rimane il primo vero testo di meteorologia e poggera in assoluto che sia esistito, una pietra miliare, ma di questo ritorneremo. Idea geniale dentro quel libro ha presentato l'idea che una grotta poteva essere schematizzata, semplificata, come spiegava Beppe, con un circuito elettrico. È una cosa geniale, perché permette di semplificare la complessità di una grotta. Associazionismo speleologico. Lui da giovane, lupo solitario, diceva che era una perdita di tempo occuparsi dell'associazionismo speleologico. E io sono riuscito, quando ero presidente, a fare un trappolone enorme, ero entrato dentro il Consiglio della Società Speleologica Italiana per controllare cosa faceva la Società Speleologica Italiana, che non gli andava molto a genio. E gli ho fatto un trappolone e l'ho fatto eleggere presidente quando ancora lui non lo voleva fare. È stato uno dei migliori presidenti della Società Speleologica Italiana. Oh, e difatti da quando è diventato presidente della Società Speleologica Italiana, in tutti i lavori che voi cominciate a vedere, ha cominciato a prendere a cuore l'associazionismo e l'importanza dei rapporti tra gruppi e associazioni di vario livello e di varia natura. Boh, miscellane. Praticamente ha scritto di tutto, quindi si fa presto, ha scritto salvaguardia ambientale, meccanismi evolutivi, ecologia, ecologia, ha parlato di ragni in grotta, tanto per dire, no? Bestiaccia. Psicologie e comportamenti speleologici. Diciamo quindi che praticamente non c'è un argomento che non ha eviscerato, ma la cosa probabilmente più importante che ha fatto è stato combattere le fake news, cioè le falsità riconosciute come verbo. Questo è il verbo, eccetera, eccetera. Bene, è quello che deve fare un vero ricercatore, un vero scienziato, è combattere i luoghi comuni e provare a distruggerli. E lui, in buona parte, ha fatto questo lavoro. La prima fake news, sono sempre esistite. Nel 1700, guardate questa cosa qua, un certo Turner Ford sosteneva che le concrezioni non erano altro che piante pietrose. Quindi vedete che ci sono i fiori, ci sono le radici, ci sono gli alberi, queste sono le concrezioni, no? E ovviamente era una cosa sbagliata, va bene. Giovanni si è adoperato cercato di estirpare due delle più note fake news che però continuano ad esistere. Vediamo quali sono. Oh, in grotta c'è il buio assoluto. Niente è più falso dal punto di vista fisico, perché voi sapete che la luce è una radiazione elettromagnetica, e lui che studiava i neutrini che girano a chilometri dentro la Terra sa benissimo che in qualunque ambiente ci sono radiazioni elettromagnetiche, quindi in grotta non c'è il buio assoluto. E difatti quando siamo andati dentro una grotta in Turkmenistan abbiamo messo gli occhiali da sole perché avevamo paura dell'eccessiva luce che le grotte possano emanare. Oh. E difatti lui nel 2000 ha avuto il permesso dall'università di occuparsi delle grotte invece che di fisica delle particelle, e la prima pubblicazione internazionale che ha fatto in quel campo è stata "It is always dark in caves", è sempre buio in grotta, e ha sfatato questo mito che però continua a esserci, cioè le fake news sono più potenti di qualunque altra cosa. Passiamo a un'altra fake news. Beh, tutti lo sanno, la CO2 è pesante, quindi si stratifica in basso e di conseguenza il cane nella grotta del cane muore. Bene, questa è una porcata, non è vero, è falso, lo sappiamo tutti, però continua a essere detto, è un dogma che non si toglie. Stessa cosa, il radon, gas pericolosissimo, si stratifica e di conseguenza si muore nelle cantine. È falso. E per queste cose
È vero che c'è una concentrazione più elevata in basso, nelle cantine, eccetera, ma non c'entra niente sul fatto della stratificazione. Prima o poi spacco questo robot. Oh! Ecco, questa è un'altra pubblicazione su sul più importante giornale speleologico mondiale, The Legend of Carbon Dioxide Heaviness. Va bene, è stato smentito, chiedete a qualunque speleologo in giro per il mondo, vi dice che la CO2 è pesante e si stratifica in grotte. Vabbè, pazienza. Oh, le cose che contano nella ricerca scientifica, anche in grotte, è quello che tu fai per le generazioni future, cioè quelle che vengono chiamati in albionico i milestone, e dove ne ha fatti vari. Va bene, abbiamo già parlato della tecnica speleologica, abbiamo già parlato di meteorologia e ipogea, che sono sicuramente due pietre miliari della sua storia di ricercatore, ma da quando ha iniziato a occuparsi esclusivamente della ricerca speleologica ha pubblicato delle idee innovative assolutamente eccezionali che permetteranno, io spero, in futuro a qualche giovane uno sviluppo lungo direttrici del tutto nuovo. Questo è quello che conta. Tutti sono in grado di andare a fare i passettini avanti lungo una linea già dichiarata da un altro, e trovare i nuovi sentieri, che è meno facile. Ed ecco, questa secondo me è la ricerca più importante che ha fatto. Lui, mi ricordo le risatine quando lui ha presentato, mi sembra in un congresso nazionale, il famoso fatto che le grotte cantano, suonano, risuonano. E tutta la gente, che bello, che cosa inutile, però divertente. Ecco, pensate una cosa, non c'è una grotta che abbia un pattern sonoro che sia uguale a quell'altra. In pratica lui ci ha detto, ha trovato il DNA delle grotte. Quindi in un futuro una grotta potrà essere assolutamente riconosciuta da quello che si ricava. È chiaro che la risposta non è nel sonoro, bisogna passare le armoniche, ma queste sono tutte cose tecniche. In realtà con quello strumento lui misura il DNA delle grotte. E in futuro sicuramente potrà essere utilizzata. Adesso diciamo, cosa ce ne fotte a noi del DNA delle grotte? Non lo so, io non saprei cosa farne, perché le grotte, se ammazzano qualcuno, non lo fanno volontariamente, quindi non vanno in galera sicuramente le grotte, però in un futuro questo è l'unico sistema con cui puoi identificare una grotta tra le milioni che esistono in tutto il mondo. Oh! E questa è l'ultima eredità che ci ha lasciato, ed è, voi sapete che si è andata a chiedere come si formano le grotte. Beh, si formano perché l'acqua si infiltra e va verso in basso e quindi scioglie, però quando ha finito di sciogliere diventa satura e quindi non scioglie più. Bene, di nuovo ha sfatato questo mito e ha dimostrato che è estremamente importante, il lavoro è piuttosto complesso, è stato l'ultimo che ha pubblicato, ha dimostrato che e il flusso geotermico che si muove costantemente dal centro della Terra verso l'esterno è un motore speleogenetico importantissimo, e questo cambierà molte cose riguardo alla speleogenesi. Ecco, questo è di nuovo questo articolo, come diceva prima Beppe, è stato corretto come bozze 3 giorni prima che lui morisse. Ed è l'unico che ha tentato di mettere insieme, ha già messo insieme 3 differenti rocce, cioè lui da buon fisico cercava la teoria unificante, come si apre il particelle elementare, e lui era sicuramente convinto che anche nella speleogenesi esista una legge generale per lo sviluppo delle rocce, e anche questo è bellissimo. Non so cosa fare, lo ucciderò. Oh, allora, siamo verso la fine. Non c'è dubbio che Giovanni aveva delle doti non comuni dal punto di vista della ricerca. Va detto che è ancora meno comune il fatto che queste doti di buon ricercatore fossero capitate dentro
uno scheletro di un eccezionale esploratore. Questo è ancora più raro. Voi sapete che normalmente la gente sa fare bene una cosa. Io da giovane, nel mio gruppo sferologico, ero noto come il sacco fotografico. Questo denotava la mia abilità di andare in grotta, questo è evidente, mi portavano perché dovevo fare le foto. Ecco, Giovanni era un eccezionale esploratore e aveva altre doti di cui abbiamo parlato fino adesso. Va bene, e quindi io sono assolutamente convinto che per questa era, non ipoteco la prossima era, ma fino a questa era, lui è stato sicuramente il miglior speleologo di tutti i tempi. Io spero che in futuro ne venga uno migliore, perché bisogna sempre sperare che i giovani migliorino. Comunque, fino ad oggi il record è suo. Adesso quando andrà avanti. Bene, diciamo che c'è un rammarico dal punto di vista scientifico, cioè nel campo che io amo di più, è che lui ha cominciato a fare speleologia scientifica praticamente dopo il 2000, quindi ha avuto pochissimo tempo per esplicitare le parti che poteva realmente mandare avanti in maniera eccezionale, perché purtroppo ha finito troppo presto. Quindi noi parlo adesso delle persone che si occuperanno, io sono ormai vecchio babucco quindi non c'entro più nulla, ma quelli, i giovani che cercheranno di andare avanti nel solco della speleologia scientifica, si devono ricordare delle cose che lui ha accennato e provare a portarla avanti, magari su campi diversi, perché non è necessario, anzi non si deve seguire pedissequamente nessun maestro, ma bisogna seguire queste sue intuizioni che ci ha lasciato quasi alla fine. Ecco, queste erano le cose che dicevo per tutti, e finisco con solo due diapositive per dire quello che manca a me di Giovanni. A me mancano le discussioni senza fine che facevamo io e lui tutte le volte che abbiamo avuto la fortuna di trovarci assieme sul terreno. Qualunque sasso, qualunque forma, il guano è merda di pipistrello. Noi dentro una grotta siamo stati un'ora e mezza a parlare di guano. Perché? Perché sviscerevamo cose che, di nessun interesse in generale, che invece a noi piacevano moltissimo perché non capivamo il discorso dell'uno dell'altro. E in altri posti del mondo, qui eravamo su dei sentieri di dinosauri in Turkmenistan, qui eravamo, stavo copiando io da lui a Puerto Princesa. Quindi da una parte mi manca la parte scientifica, vi garantisco che dato che non siamo in molti a fare ricerca scientifica, è raro avere la possibilità per giorni interi di riuscire a discutere delle proprie cose. Con lui si riusciva sempre, e adesso invece. Poi, quando appare, mi manca la parte ludica. Io sono sempre stato un goliarda e non mi smentisco, e con lui mi trovavo benissimo proprio perché riuscivamo a fare in qualunque condizioni, con qualunque persona, se c'era da fare gli asini, riuscivamo a farlo benissimo. E anche questo mi manca, perché mi manca. Questo è tutto. Credo 44 su 45, vuol dire che ce n'è un'altra, evidentemente. Bene, vi ringrazio, ho finito. Mi raccomando, qui dentro c'è della roba molto più bella, di gente meno importante di me sicuramente, però molto più brava di me a scrivere. Ci sono degli articoli, pensate, sui fumetti che parlano della Divina Commedia, quindi c'è della roba favolosa, quindi lo dovete prendere questo pur. Non prendete il pur normale dove si parla di grotte, che ormai ci siamo rotte le palle, prendete questo e tenetelo, che credo che ci vogliano i dogli di biblioteca di qualunque speleologo. Chi è che ha funzionato?
Sono ebreo. Pronto? Mica sono ebreo come te, fai parlo di soldi. E... io vi ringrazio comunque perché ogni volta che si parla di Giovanni c'è sempre una gran folla e questo ci fa molto piacere. Logicamente Giovanni non è appannaggio solo della Venta, appartiene a tutta la speleologia. La cosa che ci inorgoglisce è che ha passato gli ultimi anni della sua molti anni e gli ultimi della sua vita insieme a noi. Questa cosa diciamo, ci fa molto onore. E niente, va bene, basta così perché non mi sento di aggiungere altro. Vi ringrazio.